Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z che batte versione global. Perché ragazzi, quest'oggi andremo a testare il nostro Vegeta Evo nel Team Universe 7, ragazzi, o per meglio dire, rappresentanti dell'Universo 7. Come sapete dal video pullo di qualche di ieri l'altro, se non mi sbaglio, io Vegeta Evo non l'ho trovato. Comunque il video ve lo lascio qua sopra nelle schede, recuperatelo. Vi lascio anche la live di ieri con Narako e ovviamente anche il randomizer, episodio 11. Quindi ovviamente lo prenderemo dai friend, raga, lo cercheremo nei friend. Quindi ragazzi, vi spoilerò che ovviamente a giorni arriverà un altro video pool su Vegeta Evo, arriverà anche un video pool su Resident Dragon Carnival, quindi tranquillamente arriveranno veramente tantissimi pool. Però ragazzi, prima di iniziare, io vi ricordo che per questo video dobbiamo superare i 120 like, ragazzi. 120 like sono veramente pochissimi per un video del genere, mi raccomando, cercheremo di trovare Vegeta Evo stesso a full ability o perlomeno anche ad ability 2, intanto che andiamo a fare ovviamente il suo evento, perché sì, andremo contro l'evento di Vegeta Evo, intanto che mi prendo una stone. Ragazzi, eccolo qua, ovviamente è il Super 2, ragazzi, andiamo, cerchiamo Vegeta Evo. Ragazzi, io vi ricordo che se volete seguirmi su Instagram il link è in descrizione, se volete seguirmi su Facebook il link è in descrizione e mi raccomando entrate nel mio gruppo Telegram perché ragazzi siamo già in più di 120, io vi ringrazio veramente tantissimo, tra l'altro ragazzi abbiamo superato i 4K. Davvero, vi ringrazio di cuore, a giorni arriverà anche un video speciale su questo, quindi tanta roba, andiamo. Allora, Vegeta Evo lo prendiamo nei friend, perché comunque alcuni personaggi del team che mi sono montato fanno parte della categoria Pure Saiyan, quindi tantissima roba. Prendiamoci ovviamente la sua categoria. Ecco qua, ovviamente leviamo tutte le cose che possono intralciarci. Vabbè, a full ability la vedo molto dura. Ok, ho sbagliato, ci prendiamo il primo. Il primo che comunque era ad ability alta, raga. Era veramente ad ability alta, ho fatto già un piccolo errore. Prendiamoci il primo, ok, perfetto, guardiamo che ability è. Ok, ability 2, tranquillamente, sta per andare ad ability 2, ecco, diciamo meglio. Infatti, credo che comunque abbia sbloccata l'ability 2. Comunque, dai, questo è il personaggio, credo più forte che abbiamo trovato. Questo è il team. Abbiamo ovviamente Gokuza LR leader, Goku Ultra Istinto ovviamente full ability, che fa parte della categoria di Vegeta, Super C17. Fisico ovviamente, quello il Ranger 17. Poi abbiamo il nostro Goku Blue Kaioken full ability, che fa parte della categoria di Pure Saiyan per l'appunto, Gogeta quarto livello, che in teoria dovrebbe far parte perché comunque è la fusione di due diciamo di due sangue puri, ecco, diciamo così, però non fa parte della categoria purtroppo. E poi abbiamo il nostro Tarles, che fa parte della categoria e fa sempre comodo essendo un ottimo buffer all'interno del team. L'ho inserito, anche se io di solito sono contrarissimo ai buffer, però l'ho preferito inserire proprio perché fa anche parte della categoria. Questo è il team, questo è l'evento, e detto questo, andiamo, let's go boys, andiamo dritti per dritti come sempre. Qualcuno di voi mi ha detto nello scorso video perché urlo, e ragazzi è diventato un po' lo slogan del canale, let's go boys, e poi urlare quando lo dico è diventato veramente lo slogan del canale. Ok ragazzi, piccolo problema di registrazione come al solito, ci stava, andiamo, tanto cioè, è successo davvero per un secondo, per fortuna è tornato tutto alla normalità, ci sta, era tanto che non mi succedeva una cosa del genere, però dai. Ogni tanto ci sta che ci sia qualche piccolo lag e di conseguenza che mi si stoppi un po' la registrazione per qualche secondo. Ma per fortuna è ripartita. Ragazzi, andiamo. Andiamo dritti per dritti e sfasciamo questo personaggio. Sempre ieri l'altro, il video prima del video full, è uscito per appunto il video dove vi mostro il team Pure Saiyan No LR completo con Vegeta Evo full ability nel Jap. Quindi mi raccomando, recuperatelo. Anche quello è qua sopra nelle schede. Ragazzi, davvero, in quest'ultimo periodo stanno uscendo video veramente bombissima. Vedo che effettivamente vi piacciono e sono veramente veramente contento, ragazzi. Quindi anche solo per questo un bel like e andiamo. Migatte lo deve sfasciare. Malissimo anche, direi malissimo. Non sto qui a dirvi ragazzi che pullerò sia sul mio main account nel Resident Dragon e ovviamente voglio Vegeta Evo. Preferisco trovare Vegeta Evo che altre LR che mi servono praticamente il giusto, anche perché stiamo parlando di un Resident Dragon Carnival che anche se ha il double rate doppio per quanto riguarda gli SSR, abbiamo constatato a suo tempo nel Jap che quel double rate sì
Era effettivamente è vero, però per gli SSR era completamente inutili, non per l'LR, quindi praticamente è un po' una cavolata, ecco. Sicuramente c'è chi scolerà 1000 LR in 200 stone, però credo che probabilmente non sia quello il mio caso. Abbiamo il Vegeta qua a disposizione, direi di farlo subitissimo, fare la special, subitissimo facciamogliela fare. Vi ricordo che lui si trasforma dopo 4 turni, lui ha un 30% di possibilità di trasformarsi, se non vado errato è così. Comunque purtroppo la sua percentuale di trasformazione è veramente bassa, cioè 30% ragazzi, soprattutto negli ultimi eventi, quelli che fai veramente in modo molto veloce. Cioè se lui già dal quarto, quinto turno dove è presente non si trasforma, praticamente in quel determinato evento non lo vedremo trasformato, perché vi ripeto, come vedete quasi sempre ogni fase la shottiamo in una donazione, quindi cioè non è diciamo proprio utile e consona al meta attuale del gioco purtroppo, ma comunque raga sappiamo che purtroppo Dokkan ogni tanto ci tira delle belle fitte e va benissimo così. Migatte fa la special, sicuramente Gokuza, io lo chiamo sempre Friku, però Gokuza va benissimo nel caso. Molto probabilmente gli farà tanti bei dannetti, ci sta che lo shotti anche. Vi ricordo che il mio Gokuza è ad ability free, tranquillamente, e invece no, mi ha fatto un po' di danni. So benissimo che c'è la riduzione del danno, in quanto Vegeta di suo è un tank e nell'evento non potevano non metterci la riduzione del danno, e ci sta al 100%, addirittura 1.200.000 con il crit e fa l'additional con la special, ottimo ragazzi. Migatte a full ability è veramente bestiale, non sto qui a dirvi ragazzi che intanto abbiamo superato questa fase e siamo già all'ultimo Vegeta Evo con 9 barre di vita, davvero devastante. Non sto qui a dirvi che direttamente stasera potrebbe arrivare un video veramente bomba dove testiamo Vegeta Evo nel Realm of Gods, ragazzi, quindi tanta roba. Purtroppo quel video dovrà uscire nel Jap, in quanto ho Vegeta Evo nel Jap e lo stesso Migatte, quindi con tutta probabilità uscirà nel Jap, ma tranquilli, mi monterò un team apposito che ci siano presenti anche personaggi solo global, ecco, diciamo meglio. Allora, ultima fase, allora direi di fare così, assolutamente, come vedete ancora lui non si è trasformato, ma ragazzi tranquilli, se ho utilizzato il team pur Saiyan, dove per l'appunto Vegeta è presente ben due volte, perché se il leader che il friend sono la stessa carta, avete molte più possibilità di vedere uno dei due che si trasformi, perché comunque avete più chance, comunque lo vedete più volte, ecco, nelle rotazioni, ed è normale che prima o poi uno si trasformi, però se ne giocate soltanto uno è un po' complicata la cosa, perché vi ricordo che valgono 4 turni, però 4 turni dove lui è presente, quindi è un po' un problemino vederlo trasformato. Ci sta comunque che dalla prossima turnazione dove lui sia presente, se ci arriviamo, ma non credo mai nella vita, si possa trasformare. Credo molto probabilmente di sì. Però vi ripeto, non credo che ci arriviamo. Non credo che ci arriviamo. Ci fa la special su Gogeta quarto livello? Counterate, prego. Ottimo, Vegeta. Gogeta, fagli vedere chi sei. Tanta robetta, raga, tanta roba. Ok, nemmeno Tardes e nemmeno Migatte si sono trasformati, cioè nessuno si trasforma. E non sto qui a dirvi ragazzi che arriverà un video quando troveremo Vegeta Evo di un team solo personaggi che si trasformano. Tanta roba, raga, tanta roba. Allora, andiamo. Direi di mettere lui però senza fargli fare la special, perché sì ragazzi, voglio vedere Vegeta Evo trasformato insieme a voi. Quindi, non gli facciamo fare la special manco a lui. Purtroppo Migatte la fa e gliela dobbiamo far fare. Purtroppo è così, ma tranquilli, l'importante è prendere tempo e vi ripeto, con tutta probabilità, nella prossima turnazione, per meglio dire rotazione che capita, dovrebbe esserci Vegeta e si dovrebbe trasformare nell'Evo, in teoria, stiamo a vedere, perché vi ripeto, ha sempre quel 30% di possibilità che è veramente basso come percentuale. Allora, ok, come vedete è tornato in rotazione, però non si è trasformato, noi prendiamo ancora un bel po' di tempo. Vabbè, Vegeta Evo fa la special, purtroppo ragazzi vi ripeto, guardate, tutti fanno una special, purtroppo in qualsiasi modo che li metto fanno una special tutti, quindi devo effettivamente fargliele fare. E ragazzi niente, probabilmente questo evento termina qua. Io ragazzi, Vegeta Evo, considerazioni finali,
L'abbiamo testato effettivamente solo nel suo team e nel team Universe 7, in quanto nel Jap, diciamo che nel Global ancora non c'è Full Power, non c'è, se non mi sbaglio, qualche altro team che... Ah sì, quello di Team Trasformazioni ancora non è presente, quello nel Jap, nel Global, scusate, quindi non è possibile testarlo. Lo testeremo ovviamente a tempo debito. Ragazzi, attenzione, ci fa la special lui? Ci fa la special lui, quindi potrebbe effettivamente fare un bel po' di danni. 83.000, sono pochi, ma Goku Blue Kaioken per 10 lo shotterà. Davvero, diciamo, per un soffio, però l'ho shottato. Intanto farmiamo anche le medaglie per portarlo a tour, quindi tanta roba per portarlo a tour, ragazzi, se lo troviamo, perché vi ripeto che arriverà un altro video pool in settimana. Ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio di cuore per la visione, vi ricordo 120 like per questo video, se volete questa sera un video veramente bomba alle 17 in punto, quindi mi raccomando, tutti quelli che sono arrivati qua giù a fine video, scrivete hashtag e let's go ragazzi nei commenti, mi raccomando, hashtag e let's go qua nei commenti se siete arrivati qua giù a fine video. Io ragazzi, vi ringrazio di cuore, da me Guhuza è tutto. 120 like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel commentino qua sotto, condividete il video e ovviamente un bel like tattico, accendete anche la campanellina se non volete perdervi, anzi per non perdervi nessun video e nessuna live improvvisa, io vi ringrazio come sempre, e let's go boys! E detto questo, ciao a tutti!